Scusi, una domanda, ma Obama è solo fumo negli occhi o è un qualcosa di concreto, di vero? E ci dica anche quali sono le differenze fra la stampa straniera e la stampa italiana, e come l'America vede il nostro modo di fare informazione e il nostro modo di fare politica, alla luce della sua esperienza. Ma non lo vede proprio. Benissimo. Ma non lo vede proprio. Cioè, il modo di fare informazione e fare politica sono la stessa cosa. Cioè, non immaginare l'Herald Tribune qui o Le Monde, come andava di moda anni fa dire, è come immaginare le palme a Bressanone, cioè non, no, la terra produce quello che deve produrre, no? Non è che fai gli olivi a Courmayeur, non li fai, ecco, in Sicilia non. Quindi noi siamo un paese che non conta nulla, che ha smesso di contare nell'89 quando è caduto il muro di Berlino. Noi eravamo la frontiera del mondo libero contro l'impero del male. Adesso siamo un paese in mezzo al Mediterraneo, divertente, simpatico, piacevole. Una bella Italia. Soprattutto Berlusconi. Si va a vedere, Berlusconi. Dice, ma come fanno gli italiani? Ma perché gli italiani sono italiani, siamo il paese del melodramma, no, all'alba vincerò. Quindi non gliene frega, guarda, non, come vedono, io dico, prendete un cannocchiale, lo rovesciate e vedete in fondo c'è una piccola l'Italia. Obama è un bluff, no, Obama non è un bluff, Obama non è un santo, non è un martire, non è un uomo politico che è uscito dalla politica di Chicago, che è come l'Irpinia, cioè voglio dire, non è che, ecco, pure, è un santo che è eletto in Sicilia, gradazioni di santità in Sicilia, come sa, però certamente è uno che ha una profonda convinzione che il governo, dicevo prima, deve essere la lobby di chi non ha lobby, e che il governo ha un ruolo fondamentale nel regolare il mondo dell'economia, che non deve essere soltanto il pompiere che corre col CO2 per spegnere l'incendio, ma deve preoccuparsi di come è costruita la casa, quindi chiudere 40 anni di dottrina politica ed economica che vuole il mercato come risolutore di tutto. E invece il mercato, certo, l'America non diventa un paese socialista, ma un paese nel quale il governo deve dire certe cose vanno fatte, certe cose no. Qualche considerazione sull'emigrazione giovanile, perché io lavoro sulla emigrazione giovanile, io lavoro all'estero e dove? Per sapere cosa ne penserei, perché ci sono decine di migliaia di giovani neolaureati che vanno via. La cosa che mi colpisce in quello che dici è la dimostrazione di quello che io sostengo da tempo, anche se non la frequento più da alcuni anni, che la scuola italiana resta una delle migliori del mondo. La prova è la relativa facilità con la quale voi, adesso tu non so, puoi benissimo fare il cameriere come puoi fare il ricercatore al CERN, non ha importanza, di come laureati italiani, ricercatori, medici sono facilissimamente accolti ed assorbiti all'estero. Allora vuol dire che noi siamo talmente coglioni da coltivare un albero di mele, come in certi giardini, l'albero di mele pende nel campo degli altri, noi coltiviamo, seminiamo, concimiamo, eccetera, e le mele cascano nel campo del vicino. Cioè questo è il colmo della coglioneria, noi non dobbiamo riformare la scuola, ma c'è tutto va riformato, no? L'autobus che prendi oggi non è l'autobus di 20 anni fa, è fatto diverso, dobbiamo riformare come funziona il meccanismo di assorbimento di quello che, dei prodotti della scuola, dei frutti della scuola. Il mercato del lavoro. Sì, il mercato del lavoro è un concetto, diciamo, generico, un po' da talk show televisivo. Proprio deve esserci qualche, secondo me ci sono troppi laureati, questo ve lo dico brutalmente, anche se appartenga a una generazione che evidentemente non conta, ne faceva troppo poco. Perché qui si apre un altro dilemma molto grosso, che è la questione del merito e della meritocrazia. Allora, attenzione, perché tutti diciamo, o molti dicono, basta, la scuola non può essere il diplomificio, il laurificio, per cui tutti i coglioni si laureano e poi la laurea non ha più nessun valore. No. Però è anche vera un'altra cosa, che tutti i convogli in marina viaggiano sempre alla velocità della nave più lenta. Allora, la difficoltà vera è nel dire tu sei il più bravo,
e allora tu meriti borse di studio, meriti, poi meriti, sarai assorbito dal mercato del lavoro. Ma la società italiana, come tutte le società, dipende da quanto scemo e ignorante sia il peggiore dei tuoi compagni. È lui o lei che determinerà la velocità del convoglio Italia. Perché quelli bravi ci saranno sempre, ci sono sempre stati, ci saranno sempre. Non importa che io dia 10.000 lauree all'anno in scienza delle comunicazioni o ne dia 300 a Recoli. No, non importa. Importante sapere che ne faccio del più somaro. E allora lì cosa facciamo? Da una parte meritocrazia, dall'altra però dobbiamo anche ricordarci che se poi il più bravo va a lavorare al CERN, va a lavorare all'IBM, a proposito, come ha fatto il massacro ieri a New York, lavorava per l'IBM, il computer sta attento ai computer. Ma perché ora è cinese l'IBM? No, è cinese quella la che fa, possiede sì, l'IBM. Quella che fa, no, possiede i prodotti di consumo, tipo i calcolatori PC, a tutta la parte dei grandi calcolatori, eccetera, quello che fanno i soldi veri, resta l'IBM.